Ciao amici, ciao amici. Incominciamo questa bella sabato pomeriggio insieme. Sto scrivendo come state? Ok, salviamo. Come state, amici miei? Allora, taglio di capelli nuovo. Una bellissima giornata oggi fuori. E andiamo a Twitch, vediamo un attimo chi c'è a Twitch. Ciao Stream Elements, come stai amico mio? Grande Twitch. Dobbiamo condividere la nostra live, amici. So che al sabato pomeriggio, col bel tempo ormai, forse è anche troppo fare le live. Sono tutti esperimenti che devo fare per capire, perché al sabato pomeriggio è bello anche andare a farsi un bel giro al parco e a fare altre cose fichissime. Ciao amici! Come state? Come state? Bella Nissan Adventure Rally. Ok, live condivisa. Adesso io stavo aspettando la mitica live di Morris, ma credo che non sono riusciti a farla. Sarà tutto un casino, credo, là. Adesso aspettiamo ancora un pelino. E poi entriamo. Mi raccomando, allora, se entrate in live scrivetemi, così vi saluto direttamente in live, e so che siete dentro. Sto facendo un paio di cose qua su. Ciao Sharder, amico mio! Ciao ragazzi, eccovi che state arrivando, grandissimi! Allora, come state? Come state? Guardate il taglio di capelli, eh? Guarda che roba incredibile, eh? Oh amici miei, come state? Come state? Come state, eh? Tutto bien? Allora, io volevo andare un po' a sperimentare e poi
Facciamo l'online, amico mio. Diciamo che oggi è una giornata bella caldozza, tanti probabilmente sono andati al mare, ma non perdete mai la voglia di vedere Marco Dramos Games, anche se andate al mare, attaccate il vostro cellulare in spiaggia, ma sei tu, assolutamente sì, guarda che roba, eh? Che cambiamento con un taglio di capelli, amico mio. La voce è la mia, l'ironia è la mia, quindi sono io. Ciao, grandissimi, ben arrivati a tutti. Uè, la Nick! Guarda qui che taglio di capelli nuovo di Zecca oggi, eh! Ciao, grandissimo Nick! Andiamo a fare un po' di buon sano Gran Turismo oggi, eh! Anche se so che fuori è una giornata incredibile e tanti vorrebbero starsene un po' all'aria aperta, ma sempre, sempre in compagnia, eh! Ti sta bene, grazie Nick, grandissimo! E diciamo, sì, sembro un po' più curato, eh? Più curato, più curato. La grandissima Carla mi ha tagliato i capelli, che lei sa fare tutto. È veramente incredibile, 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 mia moglie. Adesso è fuori con il mitico Leonardo, eh? Quindi ce la giochiamo noi oggi pome. Stavo condividendo una cosa velocissima su YouTube, su YouTube, scusate solo un secondo, poi partiamo immediatamente. E come vi stavo dicendo, poi stasera ci facciamo le gare tutti insieme, eh? A questo grandissimo gioco fighissimo che è Gran Turismo, eh? Quindi oggi ero andato a vedere, infatti sto controllando sempre su YouTube se c'è anche il grandissimo Morris che sta facendo il torneo, ma purtroppo credo che non è stato possibile fare il coso. Va bene, dai. Allora, prima di tutto accendiamo il volante. Seconda cosa fondamentale, beviamo un goccio d'acqua, perché ragazzi si muore. Una bella acquetta gasata, eh? Ricordatevi di bere tanto e non bere la birra come ho fatto io ieri, che poi alla fine non ci capivo una sega. Ciao amici di Twitch. Benvenuti, benvenuti ragazzi e ragazze e amici miei. Oh, bigliettozzo! Gran bel bigliettozzo. Allora, prima di tutto andiamo a cambiare la Giulia. Volevo andare a vedere un po' se ci sono delle belle livree della Giulia, perché questa qui fa veramente schifo. Ciao amici e amiche di Twitch, guardate il bel taglio di capelli di Marco. Mi è stata Carla, Carla è bravissima. Oh, tante macchine, pochi soldi. Vedrete che becco pochi soldi. Incredibile, tre macchine, tanti soldi, mi dà pochi soldi. Va bene, il gioco è stato abbastanza balordo con Marco Drums Games Channel. Andiamo a vedere un attimo le livree dei nostri amici. Ah, io tra l'altro poi stavo pensando di comprare un'altra macchina per del mitico Kevin e fare le foto. E fare le foto perché mi serve la lavatrice, ha finito. Ok, grazie. No, questa è la lobby. Non facciamolo online adesso, lo facciamo fra un quarto d'ora, Sharder. Ragazzi, seguite perché facciamo un online un po' più lunghetto, eh. Facciamo un online con magari 15 giri. Ecco, si è connesso adesso server, ma vada via il chat. Che poi io dico, no? Se uno si connette, ma rimani connesso, no? Giusto, raga? Cioè. Vabbè. Carica stile, ricerca componenti e lui mi ricerca per la Giulia, eh? Allora, vediamo Alfa Romeo Misano, eh? Carina, ma no, rossa. Mi è uscita la pubblicità. Grazie, grazie alla pubblicità. Grazie alla pubblicità, che la pubblicità è l'anima di tutto e di tutti. Vediamo questa qua bianca com'è. Potrebbero fare delle anteprime, invece di. Oddio. Oddio. Non è male, eh. Non è male, il ragazzo ha fatto un bel lavoro. Mi piace.
E vediamone un'altra invece rossa, perché insomma la Ferrari è sempre pura una Ferrari, eh. Ma questa è un Alfa Romeo, tra l'altro, quindi l'Alfa Romeo, non so il colore dell'Alfa Romeo. Qualcuno di voi sa il colore ufficiale dell'Alfa Romeo? Esiste un colore ufficiale dell'Alfa Romeo? Questa è la domanda importante. Oppure l'Alfa Romeo non ha un colore? Oppure neanche la Ferrari ha un colore? Cioè, oppure il mondo è in colore e noi ci immaginiamo i colori, per quello che ogni tanto qualcuno immagina i colori strani. Rosso, ok. Riflessioni del sabato pomeriggio incredibili, Marco Dramas Games. Ah, guarda i cerchi che gli ha messo sto ragazzo. Così sembra anche una macchina. Così. Sì, la Ferrari era gialla, dopo quando ha fatto le corse è diventata rossa. Ah, tu dici. Ok, quello che la Ferrari era giallo e loro erano rossi. Beh, ci sta, l'Alfa Romeo con questi cerchi mi piace. Anche se stravolge un po' quello che è il senso di 8 milioni di macchine di Alfa Romeo. Però è la macchina della Giulia e ci sta. Ok. Vediamo un attimo. Allora, io quello che vi stavo dicendo è che volevo comprare un'altra. Perché? Vi spiego il perché. Perché le mie macchine non vorrei toccarle. Vedi, Sharder, questi qui sono quelli che dobbiamo fare noi, la gente che importa i loghi. Sono una figata i loghi. Bisognerebbe fare il nostro logo, Marco Drums Games Channel e bla bla bla. Vedi anche questo che è stato importato da un'immagine, è tutto strano, eh? Effettivamente, sì. Quando importi da immagini fa quella roba lì strana che ti porta tutto in. Allora, seguiti, vediamo un attimo. Costantino fa un sacco di. Ah, ma che bella! Ma che bella quella di Phil. Ok, bella, bella. Bella anche la livrea di Phil. Costantino ne fa veramente tantissime. Eccola qua, io volevo comprare. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Io volevo comprare un'altra Subaru per mettere il definitivo sciarderino, eccola qua, perché non c'ho voglia tutte le volte di entrare e cambiare la macchina. Quindi andiamo a comprare una BRZ. E perché cosa faccio? Io faccio le fotografie del mio racing team di corse, che c'è dentro Bragali, c'è dentro il mitico Kevin, c'è dentro Sharder e c'è dentro Marco Drums Games. Allora, questa qui non l'abbiamo mai comprata, la compriamo magari. Ciao Marco e Giulio, bellissimi, faccio un saluto veloce perché tra un po' usciamo, fin quando non usciamo siamo qui a farti compagnia. Grazie Giulio, ti piace il mio taglio di capelli? Guarda Giulio cosa mi ha fatto Carla stamattina, bravissima, eh? Guarda che bel tagliettino di capelli, eh? Il tuo Marco Drums Games Channel, guarda che figurino. Allora, di che colore la compriamo questa macchina? Ah, grazie. Allora, blu. Vai, acquistiamola. Non mi interessa. Una bella Subarino VRXGRB Road Cars. Ok, sì, brava Carla. Carla è a fare le spese con il mitico Leonard X. Poi compriamo questa Subaru GR3 o GR4 che sia, una GR4, sì che non servirà a nulla, ma va bene. Sono in vena di comprare macchine oggi, eh. Allora, ne compriamo un po' adesso e un po' le compriamo dopo, eh. Sì, praticamente. Ah, c'era anche la Vision, eh. Vabbè, questa la compriamo. Un milioncino così, raga. Cioè, proprio tanto per butterli 1 million pound. Ma quante ne compri? Così, così. Oggi io c'ho voglia di comprare macchina, amica mia. Compriamo automobili. Compriamo le Subaru. Ho comprato tutte le Subaru. Tranne questa qui da 1 milione, che secondo me è bellissima. Oh, allora. Bella
bianca, blu, anche questo arancione, grigia, nera, nera rossa, nera arancione, nera nera. Cosa ne dite, ragazzi? Cosa compriamo sto mezzo? Il colore, dai, scrivete il colore. Davanti è bella, ma dietro pare che l'hanno schiacciata. Sì. Nera arancione, dice la mitica Giulia. Tu cosa ne pensi, Sharder? Eh? Dai, vediamo di avere un paio di persone che dicono un colore e lo compriamo. Ricambia Giulia, assoluta da parte mia. Perfetto. Sciarderino, ti piace nera e gialla anche a te? Nera arancione? A tutta arancione sembra un po' una pagliacciata, però richiama attenzione. Blu è molto bello, il blu, ma abbiamo preso già altre Subaru blu. Bianca, secondo me, non vale nulla. Grigia ci sta, ma è più... Anche grigia è tanto bella, eh? Nera e grigia, questo qua ci sta di brutto. Blu. E allora cosa facciamo, ragazzi? Una mi dice blu e l'altra mi dice... Dai, devo avere un altro parere, in quanti siamo? Dai, o nera, 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 nera. Allora facciamo nera, nera, dai, facciamo nera arancione così è felice la nostra amica Giulia, eh? Vediamo un attimo quando passa se chiama attenzione. Chiama attenzione, ragazzi, attenzione, chiama attenzione. Questa Visiv GT VGT chiama parecchia attenzione, secondo me, eh? Vediamo un attimo un altro Scapes, tanto per capire sto figata di macchina se ci sta o no. One Millions, eh? Ma sì, ma che cazzo. Dai, compriamola, compriamo, 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 compriamo. E andiamo a comprare anche un'altra BRZ per il mitico Kevin. No, vabbè, se Shari piaceva blu, cioè, va bene, l'ho già comprata, tanto poi dopo al massimo se la usiamo, cosa che credo che non sia fattibile. Come si dice, gli cambiamo la livrea, però rossa e arancione e nera mi piaceva anche a me, sinceramente, Giulia. Ok, io perché ho comprato questa Subaru? Voi mi dite, vabbè, Marco, butti proprio i soldi, no? 450.000 ti fanno proprio schifo. Effettivamente, no. Effettivamente, no. Allora, io non so, a sto punto, raccolta, eccola qua. Volevo fare questo discorso qua. Grande Giulia. Effettivamente volevo fare questo discorso. Perché volevo fare questo discorso? Perché di sì, punto. Ok, perché io ho tutte le macchine di Bragali, di Sharder, di Marco Drums e come buttare i soldi. e del mitico Kevin e faccio tutte le fotografie. Eh beh, certo, è certo, qui si sbuttano i danè. I danè si abitano via. Perché? Genentrop, alzadisisci, i soldi li buttiamo via perché ne abbiamo troppi. Eh? Mi raccomando, bevete tanto perché è estate. Eh? Anche se non sembra, ma... Ok, quindi l'auto di Kevin per fare le fotografie l'ho fatta, l'ho comprata. Abbiamo speso 1,5 milioni così tanto per... Eh? Oh, secondo me le carte regola per collezionarle tutte. Ah, anche me l'ha detto anche la tipa. Provaci, mi raccomando, se c'è qualcuno che può riuscire, sei tu. Avete visto cosa mi ha detto la tipa? Ah, che forte. Quante auto ho? 328. Ma quante me ne mancano, scusa? Vediamo un secondino. Ah, guarda la Corea del Sud. La Francia. Fa troppo ridere. Germania, tedesche ne ho comprato un botto, ma ce n'è ancora tante, eh? Giapponesi, ragazzi, sono messo veramente bene, eh? Italiane, le ho comprate tutte, quindi probabilmente queste sono quelle che dovranno uscire. Regno Unito, Stati Uniti, altro. Sì, altro, altro, questo altro mi suona brutto. Questo altro non mi piace. Allora, proviamo questa macchina e
e poi andiamo a correre con Sharder, ok ragazzi? Che poi il bello di giocare a Gran Turismo è anche, vedi che poi si possono mettere le livree e non sono niente male, un po' tutte, eh? Molto bella questa grigia, questa è bella. Secondo me, bella anche questa della Oracle, mi piace, anche questa qui. Sì. Blu. È bella originale, ma è bella anche blu. Anche questo Fanatec, vediamo un attimo. No, adesso voglio correre con l'originale, però. Caspita! Caspita, che bel lavoro ha fatto il tipo. Mi piace. Sì. Mi piace proprio sta vernice anche. Vabbè, allora corriamo con questa macchina qui, non originale. Ho cambiato subito idea. Andiamo a correre insieme. Cominciamo. Ah, qui bisogna tirare sulla panzotta. Bisogna andare a camminare, ragazzi. Ho gonfiato le ruote della bici oggi, quindi probabilmente andrò in bici prima o poi. In bici, magari al lavoro. Oh, bladio blada. Allora, di solito noi la facciamo. Io sono sicuro che questa macchina non avrà l'interno, eh? Non avrà sicuramente l'interno. Non è che bisogna essere sicuri. Questa macchina sicuramente non avrà l'interno. Oh, non ho neanche fatto le prove. È solo che l'amico poi Sharder se ne va via, quindi facciamo una o due garette prima e poi magari continuo con un po' di offline, così riusciamo a. Sicuramente. Ciao amici e amiche di Twitch. Esatto, come sapevo, lo sapevo che non aveva gli interni sta macchina. Oh. Madonna, quanto ci mette a cambiare il cambio proprio, eh? Googs. Sì, è figa, eh? Allora, la strada non è che la tiene tanto. Secondo me c'è un problema anche di cambio automatico, infatti. Lo sapevo. Ah, ok. Infatti non cambiava. Allora, non tiene un po' una mazza, eh? Però vediamo che sul ghiaietto va bene. Ci sta. Allora, non tiene e gira anche poco, eh? Vabbè. Non tutte le macchine possono girare tanto, eh? È tanta roba, ma è un po' roba strana, eh? È un po' roba strana. Una Giulia! Ciao Giulia! Ah no, era la Ford, era la Ford. Ce l'ha fatta a frenare, eh? Mi sembrava la Giulia, invece era la Ford. Grande Giulia. Allora, probabilmente oggi fa veramente caldo, fa veramente tanto caldo, quindi la gente è al mare, al lago, sui torrenti e devo valutare effettivamente di
le live del pomeriggio, quelle della sera è... Sì, infatti Giulio, adesso poi vediamo la fine della live come andrà a finire, perché se non entra tanta gente, allora a sto punto vuol dire che è meglio fare una live in meno, quindi solo quella del sabato sera, che la gente torna a casa, è stanca e gli piace vedere un po' di Formula 1, un po' di Gran Turismo, un po' di cose fighissime di macchine. Ok, non frena assolutamente. Sì, assolutamente sì, bisogna vedere un attimo, adesso è tutto un mondo in evoluzione, no? Quando le cose non si sanno. Ok, la gara è andata, nel senso che sono secondo, il primo se non è arrivato arriverà a breve. Eh sì, grande, grande Sharder, no, neanche io. Ma ci avete il mare vicino voi, che buccio di culo. Io il mare ce l'ho a Genova, vabbè, cacchi. Oh, grande Sharder, grandissimo, grandissimo. Il mare ce l'ho in Liguria, due ore e anche tre forse, anche tre e mezza. Ah, ce l'abbiamo lontano. La tre e mezza per andare in Veneto, Caorle e tutti quei posti lì. Ciao Manuel, grandissimo! E invece ci mettiamo 5-6 ore per andare al mare di Riccione, Rimini. Quindi noi al mare siamo un po'. Siamo però in mezzo alla campagna, alla pianura padana. Guarda Manuel, ho comprato questa bolide Liguria 2-3 ore, 3 ore. Fai che in Piemonte. Sì, perché devo prendere la Milano. Che cazzo è che devo prendere? Sì, 3 orette, non è che siamo proprio attaccati, però sì, effettivamente non è che è tantissimo distante, Manuel. Siamo comunque della parte nord dell'Italia e io andrò sicuramente al Piemonte, no, io sono Lombardia, Varese, Lombardia. Vabbè, Lombardia-Piemonte, io in 5 minuti arrivo in Piemonte, perché a Varese vado a Sesto Calende e sono arrivato in Piemonte. sì, effettivamente, io sono Lombardo, Lombardia. E come si dice, vicino alla Malpensa, all'aeroporto di Malpensa, se siete andati su un aereo siete sicuramente passati sopra la mia cabessa, la mia testa, perché gli aerei scassano la minchia sopra le nostre case qui, non proprio sopra ma abbastanza vicino. Bella quella scritto Akrapovic sulla macchina, Akrapovic, che cos'è che vuol dire Akrapovic? Che io non lo so, io ho visto Fanatec, ma Akrapovic, che sponsor è? Che cos'è che è? Non vorrei fare qualcosa di politicamente scorretto e la vado a cambiare subito. Che cos'è Manuel Akrapovic lì? Quello sponsor che tu hai detto? Ah, è una ditta di scarichi, di tubi, bello, di scarichi. Ah, allora ci sta. Fanatec è il volante strafichissimo e Akrapovic qua com'è che è? Akrapovic è di scarichi, di marmite da macchina. Bello, ci sta. Ci sta, pensavo che era qualcosa di strano, Intanto io ho il mio cambio. Oh, non ho neanche messo il logo, madonna, come fare le cose fatte male. La fiancata destra, sì, la destra. Sinistra è la Fanatec, bellissimo la Fanatec. Si vede Marco Drums Games solo dal draghetto qua. Vabbè. Allora, Mitico, vabbè, ci sta come macchina. Diciamo che mi ha speso 1.000.000 e la useremo mai, però... Ci sta. Allora, io chiedevo all'amico Sharder se fa la lobby. Allora, vediamo un attimo qualche altra automobile.
Allora, la Ford. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, Marco Drums. Io non ci sono, porca miseria. Vabbè, la prossima volta, amico mio. Ah, avete visto che ci manca qualche... Allora, di che colore la compriamo questa Mustang? Dai ragazzi. Dai, scegli rossa, ma rosso, questo rosso o questo rosso bordeaux? Questo bordeaux. Grazie Giulio. Dai, andiamo a comprarci questa mitica Mustang rossa. Rossa lucido, bravo, blu, sempre blu arrivi Giulia, tu arrivi sempre un pelino dopo di quando la compro, scusami amica mia, ma l'abbiamo comprata rossa, andiamo a provarla un attimo, andiamo a provare questa Ford rossa, intanto che il mitico Sharder mi scrive che ha fatto la lobby. Prima di tutto, che pista facciamo Sharder e quanti giri facciamo? La macchina, la Mustang, su circuito americano, faccio... Circuiti americani, ragazzi, anche perché sono quasi tutti un po' strani. Vabbè, facciamola qua, un bel circuito americano. Io queste macchine le provo sempre a facile, ragazzi, perché non abbiamo né l'assetto né le gomme, non c'è niente. Quindi per non essere sempre ultimi, ma per questioni di gomme e di potenza, io me la faccio così. È molto bello. Ci sta, ciao amici di Twitch, come state ragazzi e ragazze, benvenuti e benvenute nel canale di Marco Drums, questo sabato pomeriggio infuocato, sole a catinelle, non bevete la birra mentre guidate come ho fatto io ieri, che poi ero mezzo ubriaco con una mezza birretta e non capivo più niente, andavo tutto storto, quindi se dovete guidare non bevete assolutamente, Bevete acqua frizzante, chi frizza e non ingrassa neanche un po' l'acqua frizzantella, Allora, questa macchina è molto divertente, molto carina, diciamo che su un ovale così non è che possiamo vedere poi tantissimo, però possiamo vederla da dentro, andiamo un po' a sbattere sui muri perché ci sta. Diciamo che le Mustang proprio da guidare non è che sono proprio il top, Nel senso che sono delle macchine fighissime, ma hanno un modo di guidare un po' tutto loro. Poi scivolano da fare impazzire a volte, Questa è la KTM che non riesco a passarlo. Io ho mano Mustang e non riesco a passare sto rottame qua. Quasi quasi ti sbatto contro il muro, Diciamo così che facciamo prima. Oh, allora, in terza non si può andare, Assolutamente. Ok, c'è da fare un sacco di robe ragazzi, le patenti, ancora da finire le ultime due o tre gare, l'ultima sarà veramente un bagno di sangue, perché so già, sapendo da gruppi e da altri amici, connessione birbantella, ci manca solo la connessione, non fare la birbante connessione, Poi tra l'altro io non ho capito per quale motivo ogni tanto le mie live... Ciao Carletto! Assolutamente sì! Allora, la prima cosa, Carletto, devi iscriverti immediatamente al mio canale. Se l'hai già fatto, grazie, se non l'hai fatto, fallo subito. Seconda cosa, io ti consiglio, amico mio, di partire... Allora, prima vieni a vedere le mie live, che sono tutte simpatiche, ridiamo, scherziamo, ci diamo i consigli e la chat è bellissima, Tantissima gente tranquilla, allegra, che ti può aiutare. Allora, Carletto, amico mio, devi fare prima di tutto i caffè, è la cosa fondamentale. Gran Turismo non lo fai se non fai tutto il caffè, perché il caffè pian pianino ti regala le macchine, ti sblocca le piste e ti sblocca i potenziamenti anche che tu non puoi fare se sei proprio all'inizio, Seconda cosa, se hai il pad, non disperare, perché il pad funziona bene anche se non hai il volante. Il volante ti fa immergere di più in quello che è il gioco, no? Perché tu stai guidando e giri, ok? Era una figata. Però il pad è una figata uguale lo stesso. Poi, diciamo che la cosa bella è farti... Guarda le mie tute e il mio casco, Incredibile, guarda che roba, che lavoro. Ho fatto il mitico Sharder. Ho fatto un lavoro incredibile. La cosa bella è che puoi farti le livree,
La cosa bella sono i replay con questa grafica eccezionale di Gran Turismo, e c'è tante cosettine carine di Gran Turismo. Fare le patenti può aiutare a imparare a guidare, fare l'esperienza sul circuito, non solo per poter fare l'oro, ok Carletto? Quindi tu lì hai delle dimostrazioni di come si prende, come si guida realmente le curve e come si impostano le curve nel gioco, ma anche poi nella realtà, perché poi ragazzi, se voi allargate, frenate prima della curva, a metà date accelerazione, poi bisogna vedere tante cose, la realtà è una cosa diversa, però vi fa stare più in strada anche nella vita reale, perché si guida così, si prende l'esterno della curva, quindi se voi avete la curva a sinistra la prendete tutta a destra, si frena, si imposta, quando si è in mezzo si dà gas, così quando dai gas comunque ti tiene in strada, tende poi ad andare fuori con la macchina quando dai gas, ma tiene anche a tenerti dentro, e poi si dà tutto. Diciamo che come proprio bella sta macchina. Poi il fattore bello è di comprare le macchine, è una cosa che io sto cercando di comprarle tutte pian pianino. Per il farming, se hai bisogno, come si usa in tantissimi... Ah, ciao Giuli, ciao, ci vediamo stasera, ciao Mitica, ciao. E come si fa in tantissimi giochi, tipo, non so, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, che si farma, che si va in dei posti, si ammazza e si ritorna sempre negli stessi posti, qui c'è la possibilità di farmare su due piste, una è la Sardegna e l'altra è questa qui. Però devi sbloccare tutto il caffè. L'altra è Tokyo Expressway. E questa gara qua. Ti dà 850.000 crediti se la fai bene. Con la Tomahawk. Comunque ho fatto un video, se ti iscrivi sia nel mio canale Twitch e anche nel canale YouTube. Sul mio canale YouTube ho fatto proprio il video come impostare la Tomahawk, la XVG, che è questa qua, per poter fare un po' di farming. Questa qua, no, non è questa qua, questa è quella verde, questa, la X, per poter fare un po' di farming. Allora, visto che Sharder non mi dice nulla, andiamo a comprare un'altra macchina americana, andiamo a comprare un'altra Ford. Allora, la Ford ST l'abbiamo comprata, la RS l'abbiamo comprata, la Mustang l'abbiamo comprata, la Raptor l'abbiamo comprata, la Shelby l'abbiamo comprata. Tracciato Red Bull, ci sta, grande, va bene. Ciao amici, adesso andiamo online, Oh, questa Ford, oh, ah, questa, dai, compriamo questa. Di che colore la compriamo, raga? Bella blu. Bello sto blu, con le strisce. Fai una quindicina di giri, 12-15, Anche questo nero, ragazzi, non è niente male. Voi cosa ne dite? Nero con le strisce? Dai, nero con le strisce. Vediamola com'è in realtà. Mentre il grandissimo Shard sta preparando, beh, non è male questa macchina con nera, Non è per niente... Vediamo quando vado a fare la spesa. Ci sta. 550.000. Allora, mentre il mitico Sharder prepara la stanza, noi andiamo a provare la Ford GT del 2017 da 550.000. Andiamo a provarla su Monza. Facciamo due giri veloci, Sharder, e poi cominciamo con te, visto che alle 5 devi andare. Allora, facciamo una gara veloce con questa Mustang, no, con la Ford GT del 2017 su Monza un attimino, Bella lì ragazzi, ciao, benvenuti amici miei, mi raccomando di iscrivervi al canale, Carletto, oh Carletto, ti sei iscritto, grandissimo Carletto, grazie mille. È che mi arriva in ritardo le cose, mi arrivano in ritardo. Sei il 520esimo, credo, o ti sei iscritto ieri? Ah no, ti sei iscritto ieri, amico mio. Scusami. Che non ho visto, e tra l'altro ho fatto un disastro sta curva. Guardate che bella quella Ferrari,
ciao amici. Oh, oh, è un bolide. Oh, allora vediamo. E allora da dentro si, oh, 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 come non tiene questa macchina qua. Come minimo lo step è dargli le gomme, eh. Senti i cavallini che c'ha sotto. Dai Ferrarina, spostati. Che ti do. Ti do paga, ti sveni di potenza. Oh, scusami, scusami Mercedes. Non volevo, non volevo. Non volevo farti girare, che ti metto dritto. In realtà chi se ne frega. Vediamo. Eh sì, sì, sì. Allora andiamo a prendere il primo, che è il tedesco. Non è niente male, eh. Allora, il primo Gran Turismo, sinceramente ti dico proprio la verità, Carletto, scusami, ma non me lo ricordo. Allora, per potenziare le macchine è molto meglio degli altri Gran Turismo. Secondo me non ho frenato in tempo, scusatemi perché sto parlando, mi dico Carletto, e praticamente... Allora, il potenziamento fa veramente tanto qui, eh. Infatti tu devi calcolare che quando... Visto, io ho comprato questa macchina, vedi come slitta? Slitta, che è una cosa incredibile, no? Non riesci proprio a dargli potenza, devi frenare molto prima e ti slitta soprattutto nelle curve, no? Vedi, adesso per dire, a 200 metri ho frenato e ho frenato, guarda che roba, e ho frenato troppo tardi. Quindi dovrei frenare a 200... Arrivo subito, Charder. A 230-250 metri e quindi il potenziamento, esempio le gomme, fa tantissimo, le gomme con mescola morbida da corsa, ci sono i potenziamenti tipo il turbo o sulle macchine americane l'aspirazione, ci sono gli scarichi, ci sono le centralina, c'è un tanta roba, diciamo che tu quando vai a comprare una macchina, amico mio, devi buttargli dentro almeno 100.000 o 150.000 crediti, euro o euro bond o miticoin, quello che vuoi, in potenziamenti, perché sennò davvero sì, sì, grande Carletto, è vero, è vero. Sennò fai veramente delle cose così, vedi, che le curve praticamente non si riescono neanche a tenere. Questa macchina non è male, Charder, ti dico la verità, ed è una Ford che non è che ci corriamo tanto noi con le Ford, eh. Potremmo prenderla in considerazione, amico mio. Adesso ti faccio vedere una cosa, Carletto, te lo faccio vedere proprio subito, in live, così ti faccio vedere anche come si comportano le auto, eh. Vado a comprare i potenziamenti di questa macchina, entro in lobby col mitico Charder e ti faccio vedere che la differenza proprio che c'è di potenza e di come faccio le curve con e senza potenziamenti. Il senza l'hai visto adesso, no? Che devi frenare un sacco di tempo prima, devi... So, ho tipo 150.000 crediti, che macchina mi consigli? 150.000 crediti. Allora, sono un po' pochi. Sono un po' pochi, non per... allora, 150.000 crediti ti potrei consigliare... perché le GR4 e le GR3 sono sui 450.000. Io ti faccio vedere la macchina che io ti consiglio. Che bella con il freno strafigozzo, eh. Ti faccio vedere adesso la macchina che ti consiglio, eh. La BRZ della Subaru, che è quella che corriamo noi di solito, che è secondo me la macchina più equilibrata, più forte come GR4. Dopo c'è sempre la macchina del cuore, la macchina che ci troviamo meglio, tipo l'amico Maurizio si trova benissimo con la Lamborghini, la Huracan. Invece io sinceramente faccio un po' di fatica a tenerla in strada e ho fatto un settaggio per la Huracan che trovate sul mio canale YouTube. Come ti dicevo prima,
per farmare i soldi, quindi per avere tanti crediti, c'è una pista e un settaggio della macchina per la Tomahawk, la Dodge Tomahawk, macchina americana, che devi fare assolutamente come faccio io nel video, ma bisogna spendere 1 milione per quella macchina lì. Comunque devi finire tutti i caffè. I caffè che devi finire sono questi qua, te li faccio vedere subito, poi entriamo subito dal mitico Sharder, che poverino mi sta aspettando, io lo faccio sempre aspettare per fare queste benedette gare. Allora, ci manca una persona, ragazzi, per arrivare a 520 follower. Dai, iscrivetevi al canale, siete i 520esimi. Allora, devi finire tutto il caffè. Senza finire il caffè, amico mio, c'è poco da fare. Devi farli tutti. Anche perché, per dire, ok, quando tu finisci il biglietto numero 15, se sei proprio all'inizio, il biglietto delle Camaro è tanta roba, capisci? Cos'è che mi sta facendo vedere? Ah no, ho sbagliato, non devo fare questo. Comunque ti dà queste tre macchine e devo dire che non è niente male, capisci? Ah, i menu sono qui, scusami. Te devo dire, l'Alfa Romeo ti dà la Mito, la 4 Cira e la 8C Competizione, esperienza sul circuito, campionato europeo, la Ford ti dà la Focus, la GT e la Raptor. Quindi i 150.000, secondo me, all'inizio ti dà già tante macchine. Eccolo qua, al 28 ti dà il GT, ok, che non puoi averlo prima per comprare le cose. Al terzo caffè, ah, sei proprio qui l'inizio, amico mio. Al terzo è queste qui. Beh, sono bellissime, la Cooper, la Volkswagen, il Maggiolone, il 500 e tanta roba. Per dire, guarda, tra un po' avrai già queste. L'elaborazione te lo sblocca qui, quindi se non vai a livello 6 non ti può sbloccare l'elaborazione. Poi la 500 Abarth, la Polo, la Mini Cooper, il lavaggio te lo sblocca qui. Poi la Tokyo, autosportive giapponesi, la Silvia, la Corolla, diciamo che poi ti dà la DS, la 208, la Clio. Beh, non ti voglio spoilerare, dai, non ti voglio spoilerare, sennò poi dopo quando farai le cose hai lo spoiler che ti ho fatto io, non va bene, non va bene. Allora, ti faccio vedere solo la personalizzazione che mi hai chiesto prima, eh? No, ho sbagliato. Tu mi hai chiesto, io devo elaborare questa macchina, ed è qua, messa a punto, è questo qui davanti, eh? Allora, partiamo dalle gomme da magnato, che se non ci servono, i kit frame carboceramici, 21.000. Capisci che bisogna avere tanti soldini, ok? Gomme morbide, di solito io ci metto anche le gomme dure perché dipende da cosa devi fare. Rapporto marce da corsa lo cambiamo solo se poi andiamo a elaborare la macchina, se no vabbè non ha nessun tipo di effetto. Le bilanciamento controlli, vedi quanti soldi bisogna spendere, i freni e pastiglie le compriamo. I freni invece ce l'avevamo già, collettore da corsa, guarda come aumenta i cavalli, marmitta da corsa, questa macchina bisognava comprare tutto, filtro da corsa, intercooler da corsa, questa non avrà assolutamente il turbo perché non ce li hanno, però gli possiamo aumentare i condotti, il bilacciamento e vedi già che siamo a 769 cavalli, eh. La marmitta semicorsa non bisogna comprarla, perché abbiamo già comprato l'albero, sì, però mi tira giù un po' la coppia, ma non fa niente, poca roba. Ah, ma no, questa macchina c'ha anche il turbo compressore, eh? Quindi ho detto una stupidata. Questa macchina c'ha, e poi c'è la riduzione del peso. Oh, quanti soldi? No, questo no, perché l'abbiamo già comprato. Computer Sport, credo di aver comprato quell'altro di computer, eh? No, forse dobbiamo comprare lo Sport, vabbè, forse ho fatto una stupidata. anch'io faccio stupidate, eh? Ecco, questo vedi, ho speso 3.000 per niente, era a 2, vabbè, fa niente. Allora, io di solito compro anche il limitatore di peso e la zavorra, non per niente, ma perché se poi ci sono piste che non ti permette di poter entrare con la limitazione, c'è anche la rigidità della carrozzeria. Io sto facendo tutto questo perché, ragazzi, perché voglio provare, ok, a comprare tutto. Allora, se tu noti, credo di aver speso un botto, tanti soldi,
Sì, ho speso. Ciao Willis! Grande Willis, sono entrato da te, amico mio, ma sei esploso col carro e poi sei andato a mangiare. Grandissimo Willis. Ci sono. Te lo voglio dire, dai che ci vediamo una bella fortnightata e mi hai abbandonato. Grandissimo, hai fatto bene abbandonarmi così. Anch'io stavo mangiando, comunque. Grandissimo, grandissimo. Oh, Racing Team, facciamo una pista nuova, ragazzi. Voglio fare vedere all'amico Willis e all'amico Carletto il settaggio che ho speso un botto, 1 milione quasi, eh. Allora, caro amico Sharder, sono dentro con te. Ah no, guarda la gara perché non c'è ancora Sharder, eh. Allora, io vi faccio vedere adesso, purtroppo è arrivato tardi, sono andato a prendere mio figlio. Bravo, bravo amico mio, hai fatto bene, hai fatto bene. Hai fatto bene, stamattina ho fatto un video su un altro gioco. Oh, senti. Ah, Dirt stasera, bello Willy. Bella lì. Oh, eccolo qua, l'ingestibilità di questa macchina. Ok, abbiamo fatto un disastro, un disastro. Anche l'alettone che sale e scende, quindi è una figata. Allora, se prima era guidabile, adesso è un po' guidabile, però non sul presto, sul tardino. Io stasera faccio Gran Turismo, amico mio. Sì, ho spaccato la macchina. Allora, è una bestia, eh. Però devo anche capire. Per spaccare spacco, vai tranquillo. Non è che ci metto tantissimo a spaccare. Oh, dai ragazzi, iscrivetevi al mio canale, siete i 520esimi. Dai amici, su, su, un'iscrizione. Se state guardando e non siete iscritti, iscrivetevi. Possiamo anche festeggiare con lo champagne, quello dell'anno scorso del panettone che non ho ancora aperto, eh. Allora, è un bel bolidino, eh. Facciamo un giro completo. Allora, vediamo un attimo. Da dentro è anche figa, eh. Allora, io vi dico, ogni volta, ragazzi, bisogna. Mi piacerebbe proprio avere una macchina che quando sgasate fa così, ragazzi. Io nella mia vita non ne ho mai avuta una così potente da sgasare e lei mi dava via. Però, non c'è sempre un però, no? C'è sempre la speranza, anche se non si gioca alla lotteria o i gratta e vinci, quelle robe lì, di vincere, eh? Un giorno che arriva uno e ti dice: hai vinto 1 milione di euro, e tu dici: ma io non ho giocato, fa niente, prendi, stai muto. E io, tu stai muto, tu li prendi e vai. Allora, la pista è molto bella, eh? C'è consumo gomme. Potrebbe anche essere, amico mio, potrebbe essere anche aceto ormai, eh. E me lo sono bevuto tutto di un fiato, no? Bella, questa mi è piaciuta un sacco. Grande, grande. Allora, amico mio Willis, io volevo magari un giorno di questi fare una bella Fortnite-tata insieme, visto che tu sei bravissimo, ho visto nelle tue live, io non sono così tanto bravo Fortnite. E volevo magari fare una live insieme, se ti va, ci mettiamo d'accordo una sera e ci facciamo una mega live a Fortnite. Magari se c'è qualche tuo amico posso entrare io da te, oppure magari se c'è il mitico Morris. Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Vediamo, 1,33, eh? Dai, grande Willis, bella lì, mi piace questo tipo di roba. 1,33. Allora, ma io possiamo fare. Grande, grande, grazie, grazie, dai. Mi piacerebbe perché ho visto che tu Fortnite ci vai dentro di brutto, eh. Ci vai dentro di brutto e a me Fortnite. Sì, certo. No problema. Allora, io volevo, ragazzi, farvi vedere la mia automobile che mi ha fatto il mitico Sharder. Allora, io ho 1,33865. Grande Willis, grande, te lì la telecamera. Me l'ha spostata mia moglie e ho fatto anche i capelli oggi, guarda che roba, incredibile. Mia moglie Carla, perché mia moglie è Carla, poi quando invece viene a correre è Bragali, eh. Corriamo con questa invece, che forse è meglio.
Il dirt, bello il dirt, bello. Esatto, la permanent. Allora, è tanta roba sta macchina, eh? È tanta roba, ma sinceramente, ragazzi, da dentro non si vede una sega, eh? Devo usarla così. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, ragazzi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, amici miei, che siete i 520esimi, eh? Iscrivetevi per essere i 520esimi follower del grandissimo Marco Drano Games. Io vi ringrazio tantissimo, per seguirmi e per stare con me. Comunque oggi è una giornata calorissima, non so se si dica così in italiano, ma è per dire che è tanto tanto calor. Ciao ciao Carletto, ciao amico mio, dai dai. Niente, quando vuoi, quando c'è bisogno di qualcosa, qualche consiglio, qualcosa, vieni dentro in live e mi chiedi, tranquillamente. Se vuoi giocare con me, possiamo anche poi giocare con me una volta che sblocchi l'online, perché tu non ce l'hai ancora sbloccato, ok? E poi, se vuoi, iscriviti anche al mio canale YouTube, che è uguale, Marco Drums Games Channel, e lì ci sono tutti i consigli, tutte le livree, tutti i modi per poter farmare, per fare i soldi più velocemente. Ho fatto tutti i video, eh? Ciao Frac! Oh, ok, ciao Carletto, amico mio, ciao, buona giornata. Grande Fra, che ti aspettavo io, Fra. Devi mangiare prima per venire da Marco Drambu. No, scherzo. Allora, Carletto, non me lo ricordo, ti dico la verità, però devi andare avanti con col biglietto. La cosa fondamentale adesso è che devi giocare e andare avanti con col caffè. Un cavo. Oh, per crimpare un cavolato, grande. Oh, bravo, bravo, bravo Willy, riposati, riposati. Ci facciamo un po' di corsettina, adesso quando entrerà anche l'amico Sharder, ah, lì si se ne vedranno delle belle, eh. Perché questa macchina è veramente tosta. Comunque Carletto, non mi ricordo a che punto ti si sblocca. Magari la prossima, io ho finito questa gara qui, vado a vederlo, nella prossima live se ti colleghi stasera, ti so anche dire a che punto del caffè ti si sblocca l'online, ok? Dai, grande amico mio. E Willis, sì, ci riposiamo un po', ci rilassiamo andando a correre un po'. Che macchina hai? Questa qui è la Mazda Concept, fighissima tra l'altro. Guarda che macchina, eh? Che macchina. Allora, sei dentro, dimmi quando avviare. Allora, beh, ma non ti fai neanche un paio di giri? Parto io prima e via? Va bene. Fammi finire questo e via. Allora, è tanta roba, è quasi simile a una Formula 1, eh. Bisogna un po' prenderci la mano e stare un po' attenti, eh. Ok, dai. Io ci sono, amico Sharder. Quando vuoi. Vedi che macchina è Frac? Una bella Mazda Concept. Fighissima. Oh, che macchina è questa dell'amico Sharder? Senza livrea? No, Sharder, la Mazda. La LM55 VGT GR1. Ah, tu hai la GT3. Ho capito. Ah, ti sei fatto la livrea di questa qui. Che macchina è? È la Toyota questa qua. Ma tu corri con quella? Non credo che sia un equilibrata come... come tipologia di gara, eh? Io credo. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Marco Drans, dai, così siete 520 millesimi, amici miei. Dai, amici. Capito, Sharder, con che macchina vuol correre? Diciamo che ho già vinto, raga.
Sharder è nella boscaglia, Sharder è tra... Vabbè, perché Sharder usa questa macchina qua? Allora, cosa possiamo usare? Cosa possiamo usare? Usiamo la Beetle, dai. Uso la Beetle. Vediamo un attimo quella... La devo finire. Ah, ok, ok. Ah, infatti, era... Ma che macchina è? La Toyota? Sì, sì. La livrea, la livrea. La Supra, Toyota Supra. Allora, o la facciamo con la GR3, però io mi devo ambientare un po' alla Subaru, perché passare dalla Mazda alla Subaru... Quindi la vuoi fare con la GR3? Vedi, caspita, avendo girato tanto con la Mazda, le GR3 non riesco a tenerle in strada. E tu pensa che questa era una delle più fighe che usavo io, eh? Allora, se vuoi usare le GR3, fammi ambientare un attimo, amico mio, fammi fare qualche giro. Se no è veramente un disastro. Allora, io ragazzi correvo sempre con questa macchina qua dall'interno. Dopo mi sono abituato a correre fuori qui per determinate macchine che avevano le gomme troppo... La BRZ la prendiamo adesso. Sì, 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 sì. Volevo fare un giro pieno, fatto bene, no Freck, per vedere la differenza che ci metto io con la Volkswagen Beetle e con la BRZ. Ma qui me la devo fare in seconda, eh? Proprio per avere un... Oh! Un paragone tra questo e la Subaru, perché alla fine sono tutte e due GR3. Allora, ho fatto 1.28.491, eh? Prendiamo la BRZ. Questa è di Marco Drams. No, questa è di Bragali. È di Marco Drams. No, infatti è di Bragali. È di mia moglie. Allora, invece devo prendere la mia. Dov'è la mia? Oh, mi sono perso la mia macchina. Dov'è il mio BRZ? Questa è quella di Kevin che ho preso per fare le fotografie. Ah, è questa. No, oh, Marchito! È questa la tua BRZ, quella arancione. Marco Drums Games, grandissimi raga. Vediamo con la BRZ. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi, che siete i 520esimi, ragazzi e ragazze. Eccolo qua, Frac, la Subarozza. Allora, qui non è consigliabile prendere, come ho fatto io adesso, il cordolo interno, eh. Allora, BRZ, secondo me, è una delle più fighe
che c'è adesso, eh? E qui bisogna frenare un bel po', eh? Sì, hai ragione. Non lo so perché fanno queste cose, eppure i giapponesi non guidano mica a sinistra come noi. Allora, era 1,28, eh? Non questo, ma l'altro giro. Devo capire. Vai. Questa è tanta roba, eh. Mi sono quasi avvicinato al tempo della Mazda. Tanto per capire, cazzarola, che ho sbagliato completamente la curva. Cioè, capito che è tanta roba, eh. Diciamo che è da gestire un po' più. La Beetle da gestire è la più semplice di tutte, secondo me. È veramente bellissima. Qui se sbagli un pelino, se vuoi tirare un filo in più, si va fuori, eh. La Beetle è più gestibile. Sei marce questa macchina, eh? Ho tagliato un pelino, eh? Allora, Sharder, ci facciamo questo giro. E si può iniziare la gara, eh? Sinceramente io non so a livello di consumi come siamo messi, perché facciamo la gara col consumo gomme e col consumo carburante, raga. Vediamo un attimo i tempi, eh. Sì, lo so che ho finito la benza. Allora. 1,25, eh? Vabbè, la 1,16 era stata fatta con la Mazda, che è tutta un'altra cosa, eh. Sharderino, vediamo un attimo Sharder come gira. Il bello è di giocare online che puoi vedere anche gli altri, ragazzi, eh. Allora, questa roba che va a destra e a sinistra tipo strana è la cosa dell'online, eh. Non è di certo lui che va così. Vediamo al mitico Sharderino che tempo fa. Bellissime le livree del grandissimo Sharder che fa, sono veramente bellissime. Dai. Oh. Secondo me l'ha fatta partire. Grande Sharder. Ragazzi, sento la tensione.
No, mi è partita in quarta. Ancora sto problema. Ma porca loca. Ragazzi, problema tecnico che ogni tanto il volantino mi fa partire in quarta. Porca loca. Allora, è una gara da recupero questa ormai, eh. Ormai siamo in una gara da recupero, anche se lo vedete qui. Non lo so a questo punto se... Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, siamo in gara online. Iscrivetevi al mio canale se vi piace, ragazzi. Siete i 520esimi, se vi iscrivete. Dai, dai, forza amici miei. Iscrivetevi al canale. Sto correndo con l'amico Sharder, ma io posso correre con tutti voi amici di Twitch. Basta che vi iscrivete al canale, ci scambiamo l'ID. Si possono fare delle belle giocate insieme, eh? Gran Turismo, Formula 1, Warzone. Stavo pensando di portare anche Blood Hunt, quello dei... Oh! Guarda Sharderino come ci dà dentro, eh? Così si corre ragazzi, senza buttarsi fuori, con rispetto. Sharder tiene l'esterno ed è una figata assurda che riusciamo a fare dei sorpassi pazzeschi. D'altronde superare d'esterno è veramente cosa difficile, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Orca, l'ho tirata lunga. Eccolo qua, che qui non si può superarsi, ragazzi, quindi inutile neanche provarci. Dobbiamo aspettare. Sì, amico mio, è una figata perché bisogna anche dare i box, quindi qui se uno poi esaspera con le gomme si va a pagare la faccenda. Ecco qua, adesso sono io nella situazione di essere sul lato brutto. Assurda direi, ce l'ho di fianco in continuo. Grandissima gara. Guarda come dietro, guardalo, guardalo. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Due giri, raga. Due giri, fuck, è incredibile sta gara. Adesso bisogna pensare un po' anche con intelligenza, non sfruttare troppo le gomme, così almeno il primo pit, anche se le vedo belle rosse le mie, eh? Così il primo pit stop facciamo solo la benza. Con quello che costa la benza, bisogna anche stare attenti alla benza, eh? Bella bagarre corretta, eh? Secondo me Sharder ha deciso di preservare la benza, io ve lo dico così, eh? Però poi vedrete che farà quello che dico io adesso. Tende a stare un po' più indietro, anche se insomma è lì, eh. Che bella bagarre iniziale, ragazzi. Bagarre di inizio gara. La pista qua è davvero tanta roba, eh. Bisogna anche sempre stare attenti a questa curva. In salita sulla destra
scivolosa, scivolosa, ripida e scivolosa, direi. Questa è quella più meschina, perché è in discesa e tende a essere un po' che ti butta fuori, eh. Basta prenderla un po' troppo veloce e la velocità bisogna capirla. Anche questa, comunque è tosta e porta e tende a portare verso il fuori, vedete raga? ,4. Possiamo fare un altro giro, poi dobbiamo far benzina, raga. Per forza dobbiamo andare a far benzina. Ciao amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per essere il numero 520, raga, dai, dai, dai. Bravo, guidi bene. Grazie, 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 Frac. Fai iscrivere tua mamma, tuo papà, Frac, al canale, così è il 520esimo. Dai, 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 oggi voglio fare 520 iscritti. Dai amici, iscrivetevi al canale. Non ho sbagliato niente, eh? Vero Frac? Diciamo che la Subaru, una volta che prendi il suo ritmo, la sua anima, si guida veramente bene, eh? Poi chiaramente bisogna conoscere le piste e bisogna fare il massimo, perché chiaramente poi quando si va online, ragazzi, si combatte col mondo intero, eh? Il mondo intero, sappiamo benissimo che è fatto anche di mega fenomeni. Allora, io le gomme non le vorrei cambiare sinceramente, però devo entrare in box, eh? Gli ho fatto il barbatrucco. Allora, non cambiamo le gomme, vediamo se facciamo una cosa giusta, perché le gomme sono a 3/4, eh? Quindi io farei il cambio gomme la prossima. Abbiamo fatto 5 giri. Secondo me l'amico Sharder non è entrato. Secondo me l'amico Sharder non è entrato. Non riusciamo a vedere gli altri, eh? Caspita, caspita, caspita. Allora, io direi di fare... Non so neanche io quanta benzina fare, ragazzi. Io direi di fare... Arriviamo a 4 giri, dai, 4 giri. 4 giri, via. Via. Non ho neanche fatto 4 giri, tra l'altro. Allora, mitico Sharder, vediamo dov'è. A 13 secondi l'amico, eh? Quindi secondo voi è entrato ai box o l'ha fatta, ha tirato un giro in più l'amico Sharder? Non possiamo saperlo, eh? Non possiamo assolutamente sapere l'amico Sharder se ha fatto il pit o se me lo fa adesso. E non so neanch'io se 4 giri ci basterà per finire la gara o dobbiamo fare un altro pit stop alla fine, eh? Anche perché poi a un certo punto le gomme... Non so neanche effettivamente le gomme se sono quelle dure o quelle morbide. Vedendo il consumo, credo siano le dure, eh? Perché hai fatto 6 giri, non sono neanche a metà. Ok, eccolo Sharder che è dentro. Era entrato nei box adesso. Dai, dai ragazzi, dobbiamo recuperare, correre più forte possibile senza rovinare le gomme, eh? Siamo a metà gara. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, grandissime, benvenuti, mi raccomando iscrivetevi al canale, così siete i 520esimi, amici? Per salutarvi, credo di non aver messo la quinta, la sesta,
o la quinta giusta, e me la son fatta in quinta. Bellissima cosa, bellissima proprio. Ok, dai raga, credo che ci siamo, e Sharder è uscito, è uscito dalla pit lane, perché vedo che ogni tanto mi sta rosicando, rosica un po'. Grande Sharder, grande, guarda come si porta via i secondi, Tra un po' mi sa che ce lo troviamo dietro, amici. Guardate che bello l'alettone di Marco Drums Games. Allora, perché normalmente facciamo 5 giri, 6 giri. Su 6 giri, senza consumo gomme, senza niente, è tanto il pilota, no? Quanto va forte, quanto sa la pista e tutto. Invece, quando cominci a mettere dentro i pit stop, ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al canale per essere i 520esimi follower del mio canale, dai dai ragazzi, dai, iscrivetevi, grandissimi. E se siete già iscritti, grazie mille, ok, l'importante è divertirsi e passare le giornate insieme, ragazzi. Questo sabato è molto molto afoso, almeno dalle mie parti qui in Lombardia, non so dalle vostre, ma comunque ci sta dentro una bella corsetta nel pomeridiana, pomeridiana, grandi, grandi, grandi. Allora, io non so a questo punto, Sharder, che gomme ha messo, se rientrerà più ai box, perché io, ragazzi, devo rientrare ancora. Mi sembra una cosa tanto particolare, ma io fra un giro e tre devo rientrare, caspita. E qui, se Sharder ha fatto bene i suoi conti, mi frega. E qui Sharder, se ha fatto i suoi conti, allora, essendo che siamo a 10 giri e io ho fatto 4 giri, devo fare pieno full, e io le gomme senz'altro andrò a fare sempre più fatica a stare in strada. Ma non me la sento con 29 secondi dall'amico Sharder di cambiare le gomme. Oppure, ragazzi, cosa facciamo? Le mettiamo morbide, mettiamo delle belle gommettine morbide, così possiamo andare più veloci se per caso riesce a passarci nei 29 secondi. Perché il box ti porta via 40-50 secondi, secondo me, Quindi sicuramente ci passa. Io non so se poi lui rientrerà, perché se ha messo gomme dure, credo che se la fa fino in fondo, se ha fatto il pieno massimo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, mi raccomando amici miei, iscrivetevi al canale se volete essere i 520esimi, dai dai amici miei. Allora, mettiamo gomme morbide. Ciao Tommaso, grandissimo! Sì, Tommaso! Sei il 520esimo, grande! Tommaso, frac, tuo amico Tommaso, il 520esimo follower di Marco Drums Games, e vai, grande Tommaso, bravo, bravo amico mio. Dai che ci divertiamo. Siamo online, siamo con l'amico Sharder, avevo 30 secondi. Però il problema, ragazzi, è passato adesso Sharder, è passato adesso, io devo fare benzina. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 giri. Ragazzi, che colpo al cuore. Ciao amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al canale per essere il 521esimi. Grande Tommy, che sei il 520esimo iscritto di Marco Drums Games. Ciao amici.
Allora, siamo online, sto facendo la gara col mitico Sharder, che è un amico e il livreatore ufficiale del mio canale, bravissimo. Tutte le livree mie, di mia moglie e del mitico Kevin di Sharder sono tutte fatte da lui, è bravissimo. Ed è anche bravo a andare. Allora, prima credevo di avere la vittoria in mano, eh. 520 sono tanti. Grande Tommy! Thomas, scusa. Vabbè, posso chiamare anche Tommy, dai, se non ti dispiace. Grande Thomas, grazie amico mio. Dai, noi ci impegniamo, noi ci divertiamo, facciamo delle belle garette insieme, ti presento un po' il mio canale, che è con in maggioranza Gran Turismo 7, Formula 1 2021, ma poi porterò anche il 22 perché l'ho già comprato, e Warzone col mitico Morris. Tommaso, grande Tommaso, faccio fatica un po' a leggerti, sinceramente, quando sto andando a 300 all'ora. Grande Tommaso, bella lì. E praticamente io leggo le prime tre e poi deduco, a volte sbaglio, ragazzi, e mi dimentico le cose. Vedi adesso, stavo parlando con te, mi sono quasi dimenticato di fare la curva. Dobbiamo andare a prendere Sharder, che è a 19 secondi, però Tommaso, secondo me Sharder se la deve fare. Sharder sta facendo la benza. Allora, io ho gomme buone, abbiamo 4,2, quindi finiamo la gara. La mappatura ce l'ho a 6, quindi molto economica, diventa quasi una 500 di quelle vecchie. Vai che la finiamo così, dai che la finiamo così e siamo primi. Grandi ragazzi, mi piace fare le gare col pit stop. Grande Tommaso, grande, grazie che sei arrivato e hai fatto il 520esimo iscritto. Grande, puoi dire a tutti i tuoi amici che sei il 520esimo iscritto di Marco Drams Games Channel, e portare tutti i tuoi amici a iscriversi al mio canale, eh? E poi facciamo anche le live su Fortnite quando c'è l'amico Morris e l'amico Willis, perché le collaborazioni, ragazzi, sono fondamentali. Io gioco anche con tutti gli amici di Twitch che vogliono giocare in determinati giorni, in determinati punti, tipo oggi, chi vuole entrare a giocare con noi può entrare, eh? Adesso sto facendo io la gara al mitico Sharder, ma se volete potete anche entrare. Rispetto, cercare di sportellare il meno possibile, non si dicono le parolacce sul mio canale, e ci si diverte, e se qualcuno magari ti viene addosso perché ha sbagliato, amen, si fa un'altra gara e si cerca di non andare addosso a nessuno, tranne quando c'è mia moglie, che lei sportella tantissimo. Non è vero, è più brava di me. Tra l'altro, stasera, se vuoi venire Tommaso a vedere la live, facciamo ancora Gran Turismo 7, e c'è mia moglie Carla, che è più brava di me, è bravissima, con la BRZ sua dedicata, Bragali TV, corre anche lei con il mitico Sharder. Però stasera vi sa che Sharder non c'è, ma c'è l'amico Kevin dalla Germania, eh? Quindi c'è sempre intrattenimento sul canale di Marco Drams Games. E poi volevo portare anche il gioco dei vampiri. Io non so se la mia community, se voi ragazzi vi piacerebbe vedere una sera su il gioco. Oh, ok, così ti voglio, grandissimo. Se ci sei, vieni a fare un giro, anche solo per un saluto, eh? Noi ti salutiamo, ti trattiamo bene. Se non ci sei, che devi fare altro, no problema, amico mio, tanto noi siamo in live tutti i giorni, anche sabato e domenica, tutti i giorni dalle 9 in poi, sabato e domenica, orca, no, sabato e domenica dalle 3 alle 6 e alla sera dalle 21 in poi, anche se tra un po' il palinsesto potrebbe cambiare, ragazzi, perché fa veramente troppo caldo, e anch'io, mia moglie e i miei figli vogliamo andare al parco o al Ticino, a prendere un po' d'acqua e a passare un po' la giornata in allegranza e in famiglia. Quindi per adesso il palinsesto rimane che faccio le esatto, fra, però sai come si dice, no? Alla sera, pomeriggio, andiamo a fare una bella grigliata da qualche parte, o vado in montagna, e alla sera comunque sono a casa, a meno che magari vado in montagna, non so, in Piemonte, che vado sulle cascate del Toce, allora in quel caso lì sono talmente stanco che non credo proprio di fare una live, insomma. Adesso però, man mano, ogni giorno le dico quando ci saranno le live, almeno rimaniamo in contatto tra di noi. Poi ho anche dei canali TikTok, Facebook, Instagram e a parte il canale Twitch, dove metto le fotografie, tutti gli eventi, tutte le cose fighe, i ringraziamenti e
e tante cose. Sul canale YouTube invece, amico mio Tommaso, ci sono tutti i video anche di un sacco di giochi Day One, perché praticamente io li compro quasi tutti. Allora, io? No, assolutamente montagna. Io amo la montagna, io vado sempre su a Santa Maria Maggiore o le cascate del Toce che sono in Piemonte. Ed è veramente rilassante, è bellissimo, ho fatto forse 3 o 4 anni andare in ferie d'agosto lì. Però cosa facciamo, visto che a mia moglie piace il mare, che lei è brasiliana, di Rio de Janeiro, quindi puoi immaginare che hanno l'oceano e una spiaggia la più bella forse del mondo, gli piace andare al mare, e quindi facciamo un po' mare, un po' montagna. Ecco. Io il mare, a parte andare in acqua, che faccio tipo il gommone galleggiante per tutto il giorno, gioco in acqua fin quando mi scotto, tutte le volte la prima giornata sono già scottato tutte le volte la stessa storia, non imparo mai. Il mare non è che mi piace più di tanto, non per l'ambiente, perché è molto bello anche l'aria di mare, il sale, anche la gente che si diverte mi piace un sacco, Ah, perfetto, quindi sei da mare, certo. Invece a me piace di più la montagna, perché passeggiate, tranquillità, ti butti giù la tendina dove vuoi. Ma diciamo che, ragazzi, i posti sono belli tutti. Anche la città è bella, perché andare a vedere le città d'arte, o comunque andare a Milano, Roma, al museo. Io sono venuto 3-4 volte al museo quello lì, all'acquario di Genova, o vari musei, quello a Firenze, la Torre di Pisa, cioè è fighissimo, sono andato a Roma, ho girato un po' tutta Italia sinceramente, sia perché prima suonavo, quindi andavo a suonare, a fare i service, audio e video, luci, e anche per con la famiglia, per vedere i posti. Non ho girato tantissimo il mondo, ma il mio bel Brasile, la Francia, la Spagna, Svizzera, e Italia, l'Italia un bel po' me la son fatta, perché secondo me, ragazzi, noi abbiamo il paese più figo del mondo, tanta roba, è bello anche viaggiare. Io sono tranquillo, quindi mi piacciono i videogiochi, mi piace la musica, mi piace la tranquillità, mi piace viaggiare, mi piace... No, raga! Pensavo... Non ci credo, amici! Io non ci credo! Sapete che cosa ho appena combinato? È che non era l'ultimo giro. Parlando con voi mi sono distratto e finisco la benzina. Tommaso! Non lo so! Charger dov'è? A 38? Caspita, raga! Che casino ho combinato, una gara perfetta buttata via. Vediamo se tenendo le basse, le marce, mamma mia ragazzi, che gara buttata via. Che gara buttata via, amici. Vediamo se riusciamo a... Charder a far benzina? Sì? Ma Charder a fare benzina? Allora me la gioco con calma. Ragazzi, ho finito la benza! Andiamo per inerzia, in discesa! Raga, ho finito la benza! No, non va più! Non va più! Vai! No, vai! Sì, avevo finito la benza, raga, che culo, c'era la discesa alla fine, bellissima, che fortuna, grande Drums, stavolta ti è andata bene Marco Drums, Bella Tommaso, minchia, che roba, raga, no, a parlare con voi, ho talmente preso Tommaso, no, che stavamo parlando così di ferie, che non ci ho fatto caso che mancava un altro giro, non era già l'ultimo giro. Porca, che botta, ma Charder, secondo me, ragazzi, ha finito la benzina e a fare la benza. E ancora a fare la benza, secondo me. Incredibile. Questa me la devo salvare, ragazzi, questa gara me la devo salvare. È strafichissima.
Allora, la BRZ è tanta roba, eh. La BRZ è tanta roba. Adesso, se l'amico Sharder deve andare via, facciamo magari il Nürburgring o qualcos'altro con l'altra macchina, con la Mazda. Adesso io non so perché non mi sta neanche scrivendo l'amico Sharder. Oh, è arrivato adesso. Allora sì, raga, grande Tommaso, mi raccomando, usate i Miticoin, amici miei, eh. Oh, Sharder! Sharderino, amico mio! Madonna, sto telefono che fa lo stupid. Sharder! Niente, neanche oggi, l'ultimo non si manteneva. Ah, ma avevi cambiato le gomme? Stiamo per iniziare. Avevi cambiato le gomme, mitico? Ragazzi, dobbiamo aspettare che scriva Sharder. Io mi dimentico sempre, ma Sharder, ma tu devi andare via adesso? Caspita, io mi dimentico di farti entrare nel party, amico mio. Scusami, non lo faccio apposta. C'ho una memoria di... che bella vittoria, ragazzi. 55.000 presi così. Dai, almeno mezzo... amico, Sharder, vuoi entrare nel party? Faccio il party? Tranqui, ok, va bene, tranquillo. Tu giochi un'altra partita o devi andare via? Perché mi avevi detto le 5. Sì, Frac, bellissima gara. Questa è veramente bella. È bellissima perché sia io e lui che abbiamo finito le gomme. Ah, è vero, è vero, è vero. Bravo, oh, ragazzi, ricordatevi le cose. Vedi che sapete che io ormai... non mi ricordo niente, raga. Grande, grande. Salva replay, è vero, è vero. Marco Drums Games Online. Online TV, così proprio, un titolo fatto a cavolo di cane. Allora, poi scrivo, faccio un po' di pubblicità. Follow me on Twitch, Marco Drums Games Channel. Basta. Allora, poi scriviamo Marco Drums, perché io devo diventare virale anche su il gioco. Poi scriviamo Subaru. Con la benza sono due volte che non calcolo bene, di solito riesco. Con la benza è un casino, amico mio. Davvero, infatti stavo tu probabilmente stavi correndo, non hai sentito. Qui che pista è questa qua? Sai che non me lo ricordo che pista è, raga? Red Bull. Per avercelo consigliato chissà quante volte l'hai scritto. Esatto, esatto, bravissimo. Allora, ci metto un po' a condividere il video, non è come condividere una foto. Però vabbè, tanto noi chiacchieriamo intanto, E Marco Drums è ora on live su Twitch. Ok, perfetto. Sentiamo il mitico Morris. Hai iniziato adesso il torneo, dopo questa partita c'è Morris, ma credo che ci vuole almeno una mezz'ora per iniziare la parte di Morris. E sono lui, Gabriele e Michele. Quindi Gabriele e Michele insieme a Morris. Abbiamo cambiato un po' le parti. Solo che ancora dopo iniziare siamo stanchissimi. Ragazzi, amici miei, il vostro Marco Drums Games Channel, mi raccomando, so che siete stanchi, so che siete un po' abbattuti dal caldo, ma dovete spaccare, dovete vincere il torneo per Marco Drums Games, così poi facciamo una live insieme e andiamo a lodare la vostra gara, la vostra mitica gara in online. Grandissimo Morris, grandissimo Michele, grandissimo Joe. Ok? E grandissimo Maurizio, che è il capo del pianeta, è il capo di tutti noi. Ciao ragazzi, mi raccomando, forza, 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 impegno, 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 che ce la dovete fare. Io vi guardo se c'è la live, Grandi, 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 impegno, forza. Ragazzi, ho mandato un messaggio, la rifacciamo stasera se ci sono. Ok, allora tu adesso vai, va bene, amico mio, va bene. Guarda il replay. Allora, come faccio a guardare il replay, amici miei? Ah, sì, devo andare nella vetrina. Devo andare... Sì, avete ragione. Non mi ricordo mai nulla, ragazzi. E questa è una brutta cosa, Non è tanto bello, non c'è tanto da ridere. Però... Allora, vediamo un attimo, verifica ambiente in corso. Dai, ce la facciamo? Ce la facciamo, gioco? A verificare l'ambiente in corso? Oh, ce l'ha fatta il gioco. Possiamo anche andare a farci una garetta online con gli altri, Allora, vediamo un attimo nella vetrina, in teoria ci dovrebbe essere il nostro replay.
Guarda che bello, che bella foto che ha fatto Phil. Grande, grande, grande. Phil è l'altro nostro mio amico che viene a giocare con noi, eh. Anche il Costa è bello. Ha fatto una bella livrea. Anche questa non è male, Costa. Bravo, bravo, Costantino. E i miei oggetti. È questa? Ma oggi siamo il 14? Ma sai che, ragazzi, penso che di aver messo il giorno sbagliato nella live? Credo proprio di sì. Eh sì, no, no, l'ho messo giusto. Allora, replay. Oh, vediamo un attimo, ragazzi, facciamo un po'. Non guardiamo 15 giri, facciamo un pezzettino. Vedi che sono partito in quarta? No, dai, era partita in quarta la mia macchina, raga. Vediamo il mitico Scharder prendere la prima curva in testa al GP e con disinvoltura Scharder si va ad apprestare a fare la prima curva impegnativa del tracciato. La prima curva è una curva a destra molto impegnativa in salita e vedo che Scharder l'ha presa con molta disinvoltura, sfrecciando anche un po' sul cordolo, mentre Marco Drums è rimasto un po' dentro. Vediamo il mitico Scharder prendere con gran velocità, devo dire, ma anche l'amico Marco Drums arriva bello a fuoco, eh? Frena, frena, frena. Ma vediamo Marco Drums un po' chiuso, chiudere un po' di più le curve. Marco, io vado a fare un giro in bici con mio padre. Ci vediamo. Grandissimo Frank, bella lì, dai, se ci sei ci vediamo stasera, grande, eh? Salutami papà, eh? Digli di vedere anche lui le mega gare di Marco Trans Games Channel, ok, amico mio? Stammi bene, dai, buon giro in bici. Sì, è vero, sono le 5, un bel giretto in bici ci sta. Ciao, ciao Frank, grandissimo. Eccolo qui, il grandissimo Scharder che si appresta a fare una delle ultime. Grande Frank. Oh, Marco Trans è andato fuori. Però guardate come lo prende. Grande Marco Trans. Vediamo, vediamo. Dalla vista di Scharder, qui non ci siamo toccati, ragazzi, eh? Guarda che roba! Ah, l'amico Scharder sapeva che lo volevo fregare lì. Ha tenuto largo, io mi sono tenuto stretto e ce l'abbiamo fatta senza toccarci. Questa è la bagarre veramente iniziale, fatta veramente bene, amici, eh? Abbiamo fatto veramente un bel capolavoro di. Eccolo lì! Eccolo Scharder che va, guarda, io l'ho visto, l'ho fatto passare, ma sapevo che era lungo. E siamo riusciti a non toccarci dentro, eh? Proprio gara pulita questa qua, raga, gara pulita. Eccolo qui l'amico Scharder, Marco, anche lui si chiama come me, Marco, possiamo chiamargli M&M. Oh, e qui Marco Drums invece è andato lungo e Scharder non ha esitato a passarlo, eh? Anche qui nessuno si è toccato, proprio gara pulita. Io qui volevo superarlo, ma non si può superare in queste curve, ragazzi. È una cosa che veramente, se vai a superare in queste curve, o fai uscire il rivale oppure si va fuori, eh. Quindi bisogna anche nelle gare avere un po' di testa e aspettare un attimo, anche se a volte magari è proprio l'attimo giusto quello di superare in certi punti della pista dove non si può, perché poi dopo se l'avversario va più veloce non riuscite più a prenderlo, però insomma, dai. Ah, qui ha sbagliato un pelino, eh. Ha sbagliato un pelino, infatti vedete il grande Marco Drums che bei sorpassi, peccato che l'ultimo sono andato male. Eh sì, adesso andiamo a vedere la fine, eh. Volevo far vedere sto punto perché qui siamo veramente andati bene, eh. Guarda che roba, guarda che roba. È vero, abbiamo fatto una gara incredibile. Qui sono andato un pelino più veloce io, però ti avevo dietro, eh. E anche qui ho detto, oh amico Scharder, adesso come facciamo? Io mi sto sul mio. Ecco, bravo, tu hai frenato, vedi, vedi, così si fa, così si fa. Belli puliti. Però sta macchina è una figata, Scharder, eh? E amici miei di Twitch, questa macchina, la Subaru BRZ, è tanta roba, eh? Veramente tanta roba, devo dirvi. Sì. Secondo me è tanta, tanta roba davvero, eh? Eccolo qua. Beh, andiamo avanti un po'. Di qualche giro. Allora, qui siamo all'incirca. Non riesco a capire il giro. Ah, qua Marco Drums ha fatto benzina, la prima. E ero in vantaggio. L'amico Scharder era più indietro. Ah, guardalo dove era Scharder, vedi?
praticamente io ero all'inizio giro, tu eri alla fine. Sì. Sì, io inizio giro, tu alla fine. Dopo andiamo a vedere un po' più avanti, amici miei, perché c'è stato un punto. Lo Sharder mi ha sorpassato, volevo proprio vedere quello, eh. Ma non va avanti? Qua. Non va avanti in un giro, si è un po' buggato. Qui forse. No, qui era ancora secondo, il Mika Sharder. Eccolo qua. Eccolo qua, voglio vedere. Allora, eccolo qua, Sharder. Vediamo cosa è successo, amico mio, amici di Twitch. Durante questa gara di 16 giri, molto bella, anche il circuito è bello, eh. Sto gioco è fantastico, poi anche nella sezione replay che si vede davvero bene, raga, eh. Io credo, eccomi qua, io stavo facendo la benza, è qui che me lo sono trovato davanti l'amico Sharder, infatti sto facendo la benza. Vediamo un attimo quanto tempo e quanta pista è riuscito a fare l'amico Sharder prima di uscire dal box. Allora, questi scatucchi che vedete che è un po' la macchina tutta strana è l'online, non credo che è lui, eccolo qua. Allora, lui era al prima curva importante e io sono uscito adesso. Eh sì. Grande Sharder, grande, bravo. Andiamo a vedere un po' la fine, che lui diceva che non si riusciva a gestire. Che aveva la macchina che andava un po' dove andava, dove voleva lei. Ma le gomme le avevi cambiate, Sharder? Ti fa questa specie di cosa ogni tanto, eh? Che è ingestibile, amico. Io sono praticamente alla A, alla S, e lui è alla fine, quindi c'è giusto quei, qui non si è entrato, quindi sarà per la prossima, eh? Io qui mi ero dimenticato completamente. Ti è partita via amico, ora che sei uscito dal terriccio ho fatto tempo a recuperare un po' di tempo, giusto? Tu sei entrato a cambiare gomme anche? No, solo benzina, e invece io sono rimasto fuori. Però il problema è che qui stavo parlando con gli amici. E avevo finito la benzina qua. Qui avevo finito la benzina. Praticamente andavo in quinta bassa. Bella lì, dai, è stata una gara bellissima, ragazzi. Una gara bellissima. E vittoria di Marco Drums. Io vorrei giocare anche, sì amico, bella però, bella gara, bella davvero, bella davvero, è stata proprio bella, mi è piaciuta un botto. Ok, ciao Sharder, ciao amico mio, ciao Marco, mi raccomando se ci sei stasera collegati, ok? Ciao ragazzi, ciao amici miei, proviamo una patentucola e poi mi sa che anch'io a sto punto... No, qui l'abbiamo fatta, che era quella difficile. Proviamo a fare questa, che è questa qui. Grazie anche a te per la gara, grazie amico mio, e grazie per le livree, eh. Bella gara, bella. Oh, cacchio. Sì, questa è quella... Ma si può fare una cosa del genere? Questa è difficile, raga. Questa è difficile perché è sterrata.
Questa è una patente difficile. Che poi tra l'altro ci sono anche queste maledette buche. E la macchina di certo non è una macchina da rally, eh. Cioè adesso io vorrei dire no. Se voi vedete il replay vi fa arrabbiare, perché guarda qua, perché fa tutto talmente bene senza che la macchina fa queste cose qui, che invece a voi fa, perché va dove vuole andare lei, sto cesso di Toyota. A lui non si imbarca, invece a voi vi si imbarca su tutta. E qua c'è pure il salto che non aiuta proprio per niente. Ho fatto 1.28.9, 1.28.9 non è niente, quindi questa gara sarà veramente tosta a farla, eh. Addirittura stavolta è andata fuori strada, incredibile, una cosa mai vista prima, mai fatto una roba del genere, eh? Allora, a lui non succede. A lui non succede mai. Allora, vediamo un attimo la dimostrazione. Quarta. Dritto. Quarta piena. Qui molla. Molla. Quarta. Tutta di quarta la fa, eh? Quarta e terza. Adesso vediamo il fondo. Terza a 90, eh? Terza 90. Terza 90, proviamo. Proviamo di terza 90, tutta in quarta la fa, eh? Proviamo.
Porca loca. Vediamo se riusciamo a farlo da fuori, perché cioè, ma dai, ma lui la fa così, ma com'è possibile? Cioè, guardate come va a me. Lui non andava così storta. Dai, guarda, guarda come va, dai. Ma perché fa così? Ah. Non frena neanche, eh. Guardate come va a me. Come... E se vedete il video, lui tiene giù il gas, eh. Va come va storta, dai. Ma perché? Ma che cosa studiare che ho appena visto il video, è uno schifo. Che non è vero, non puoi fare quello che fa il video, bisogna prendere un po' di... Devo prendere la mia affinità, ecco. Vediamo. Vediamo un attimo, amici. Porca. Ventisette, ho fatto l'argento. È già meglio, dai. Proviamo a limare sempre un po'. È la curva quella da terza che l'ho fatta male, eh? Proviamo a limarlo un po'. Quando mi concentro troppo, ragazzi, mi giro insieme al... Insieme al joystick. Il problema è che non ti dice mai se stai andando meglio o peggio del giro prima. Thank you.
7 decimi. Oro! Amici miei! E non l'ho fatta come diceva lui, eh. Ho provato svariate volte a farla, grande Drums. Non male direi sta macchinina sullo sterrato, grande Yaris. E vai! Oro, amici miei, e sono anche quinto, grande. Salviamo replay. Ok. Allora, trofeo, Marco Drums, e Yaris, Toyota. Bella, 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 bella. Proprio, proprio, proprio una bella patentucola. Dai, facciamo un'altra patente e ci proviamo, perché le patenti, ragazzi, sono tanta roba, eh. Allora, proviamo con la Shelby o con la Formula 1? Proviamo con la Formula 1, dai, la Formula 1 è veramente tosta, raga, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Se siete iscritti al canale, grazie. Se non siete iscritti, iscrivetevi, grandissimi. Oh, le patenti, abbiamo appena fatto quella con la Yaris. Grande Drums. Non riesco a capire perché, amici miei, su... Allora, prima di tutto c'è troppo ABS, vedete che non frena questa macchina.
Cacchio, troppo presto. È troppo presto. Allora, facciamo una cosa di questo genere, impostazioni, automatico, ok. Vai. Proviamo un attimo, raga. Ah, non ho capito perché io non riesco mai a farla in pieno. Allora, questa devo frenare, mi sembra di aver visto il video che lui non frenava, però vabbè, fa niente, diciamo che questa devo frenare. Marco, ricordati che devi frenare, già che col volante mi va in quarta, già una cosa che non è buona. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, stiamo facendo la patente della Formula 1, anche se è veramente tosta, raga. La sto facendo col pad perché col volante non riesco. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di importante, visto che ho appena fatto la patente con la Yaris. Sei serio? Non ho mai sbagliato lì. No, dai! Ho sbagliato l'ultima curva da pivello. Questa con la Formula 1 faccio una fatica. Ciao amici di Twitch, faccio una fatica questa qua della Formula 1 a farla, la patente. Ho appena fatto quello della Yaris, ragazzi, eh. No, ho tagliato dentro, caspiterella. Sto facendo col pad perché col volante faccio una fatica incredibile. Poi non so perché un paio di sfide mi si sono buggate e mi scala la marcia quando vado. Marco, ma questa è... Allora, dico la verità, anche l'altra volta quella della Yaris dicevo che era impossibile, poi ce l'ho fatta oggi, quindi impossibile forse non c'è niente, però...
Dai, non saltare! Caro, sì, stai calmo. Ho fatto 1,9, non è che 1,98, non è che proprio sono senza mani, però. Taglio troppo questa qui. È troppo bassa sta macchina. Faccio fatica a vedere. Dai! Ma perché così all'ultimo momento devi fare le cose? Non c'è un'altra vista, no? Vabbè, quella lì la prendo sempre, raga. Dai, entra. Ho lasciato un attimo perché credevo di far troppo il giro dentro. Caspita! Quando si arriva là bisogna tenere giù, bisogna tenere il girato a sinistra, tanto è la curva che porta fuori. Addirittura, aiuto, aiuto amici. Ah sì, me l'ho dimenticato che il cambio cavacca. No, no, no! Devo frenare un pelo in più, amici di Twitch! Ma devo frenare un pelo, Marco. Un pelo in più. Dai, dai che ce la fai. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi.
Stai calmo, che lo so dove sbaglio. Stai calmo. Perché quando scivola, raga, scivola veramente troppo. Mamma mia, raga, sto sudando. No, dai, non l'ho mai sbagliato. Sto arrivando alla saturazione ufficiale di Marco Dran su questo tracciato. Devo cambiare tracciato, eh. No, caspiterella! Dai ragazzi, facciamo le ultime prove e poi ci vediamo direttamente stasera, amici, eh? Ma dai! Ma perché adesso non riesco più a fare quella curva lì, amici? Rola quella curva. Dai. Cacchio, 1,8 e 5 però, raga, eh. Rifamola. Caspita! 5,83! Dai, caspita!
lo sapevo che era troppo bello per fare subito il tempone, andavo a sbagliare là, in quella curva là è balorda. Ah, vedete raga, si perde la concentrazione. No, caspita, l'ho presa troppo, troppo giù, caspita. Questa curva qua non si vede. No, caspita, sto sbagliando la fine, che non l'ho mai sbagliata la fine. No, non l'ho mai sbagliata lì, sto arrivando alla saturazione, raga. Dai, l'ultima volta, poi credo che alla prossima volta che la facciamo la imbrocchiamo, perché adesso sono un po' stanco, stanno arrivando le 6 e poi bisogna fare una live anche stasera, eh. Ah, 1 7 5 8 3, ragazzi, vi rendete conto? 1 7
5-8-3. L'ultima, davvero. Concentration. Ciao amici di Twitch. Patente con la Formula 1 e mi sono molto avvicinato prima, ho fatto 1-5-1-7-5-8-3, poi ho perso un po' la concentrazione. Perché fa così, che l'ho sempre fatta a fuoco? Cioè, capite che forse è perché sono stanco? Perché quella curva lì non l'ho mai sbagliata. Addirittura ho preso dentro il coso, ma dai, ma perché? L'ultima, l'ultima ci salutiamo, ragazzi. Piuttosto tiriamo via un po' il gas. No, no, non ci credo. L'ultima e basta. Se sbaglio ci vediamo stasera, ragazzi. Vabbè, dai, niente, era inevitabile che la sbagliavo. E con il quasi 1.7 tutto, statevi bene, ci vediamo stasera ore 21:30 su Twitch con Gran Turismo 7, Marco Drums, Bragali. Ci vediamo dopo, ciao amici.